Iodio. È efficace contro le radiazioni in caso di incidente nucleare? La guerra in Ucraina sta minacciando il mondo intero in molti modi diversi, specialmente l'Europa. Ci sono conseguenze energetiche ed economiche indirette. Temiamo che vengano utilizzate armi nucleari. Sono già molti i paesi che stanno pensando di proteggere la salute della loro popolazione. La Finlandia è uno dei paesi che ha già chiesto alla popolazione di acquistare pillole di ioduro di potassio, sale di iodio che impedisce l'assorbimento di iodio radioattivo attraverso la tiroide, per prevenire la comparsa di tumori o altre lesioni nella ghiandola tiroidea. Le farmacie finlandesi sono già esaurite. D'altro canto, la Polonia ha istituito punti di distribuzione gratuita per lo ioduro di potassio. Anche la Spagna fa scorta di ioduro di potassio, con la scusa di rinnovare la scorta che stava per scadere. È proprio vero? O c'è una reale preoccupazione per un imminente attacco nucleare? Come funziona lo ioduro di potassio e a cosa serve? La ghiandola tiroidea si trova nella gola ed è essenziale per il metabolismo, perché produce ormoni che controllano tutto, dal battito cardiaco al consumo calorico. Questa ghiandola è vulnerabile allo sviluppo del cancro. Juan Carlos Galofre, esperto della Clinica Universidad de Navarra, CUN, e membro dell'area tiroide della Società Spagnola di Endocrinologia e Nutrizione, Tirosin, spiega che quando c'è radioattività nell'ambiente, invece di assorbire il normale iodio attraverso il cibo per svolgere le sue funzioni, questa ghiandola incorpora il radioattivo, che può provocare il cancro in futuro. In realtà, se una persona è esposta alla radioattività, può sviluppare qualsiasi tipo di cancro in varie parti del corpo. Ma, data l'aspetto di una nuvola radioattiva, il modo per impedire allo iodio radioattivo di entrare nella tiroide e sviluppare un tumore in questa ghiandola è riempirlo preventivamente con iodio normale. L'idea è abbastanza semplice. Se è già satura della versione innocua di questo iodio, non ci sarà spazio per assorbire l'elemento radioattivo e non ne risentirà seriamente. È un trattamento preventivo ed è per questo che si consiglia di assumere queste compresse solo in caso di possibile pericolo. Bisogna però tener conto che lo iodio radioattivo passerebbe nell'acqua e dall'acqua alle colture, e quindi agli ortaggi. Gli animali mangiano queste verdure e alla fine lo iodio radioattivo verrà rilevato anche nel latte che consumiamo. Pertanto gli effetti dannosi permangono nel tempo e per questo è giustificata la somministrazione di ioduro di potassio. Non si tratta di proteggersi solo al momento, ma di proteggersi a lungo termine. Secondo l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, l'intera popolazione è suscettibile al cancro alla tiroide, ma chi ha più di 40 anni ha un'aspettativa di vita inferiore. Attraverso il cibo otteniamo lo iodio di cui il nostro corpo ha bisogno. Sebbene sia generalmente consigliato includere poco sale nella nostra dieta, una piccola quantità di sale iodato è uno dei modi migliori per ottenere iodio. Quindi, cosa accadrebbe in Spagna in caso di emergenza radioattiva? Se ci fosse un pericolo reale, le autorità sanitarie dovrebbero valutare la situazione e farsi carico di fornire questi tablet alla popolazione. Secondo la BOE del 21 gennaio 2022, il Centro Militare della Farmacia della Difesa è responsabile della produzione e della fornitura di queste compresse, nonché della rimozione di quelle scadute. Questo organismo, con sede a Colmenar Viejo, Madrid, appartiene al Ministero della Difesa e ora svolge questo lavoro nell'ambito di un accordo di collaborazione con il Ministero dell'Interno. Inoltre, è anche abitualmente responsabile della fornitura di questo prodotto alle centrali nucleari spagnole. La normale dose di iodio che consumiamo tutti quotidianamente e che assumiamo attraverso il cibo, sarebbe compresa tra 150 e 200 microgrammi al giorno per un adulto. Nei bambini, tra 90 e 120 microgrammi al giorno. Queste quantità non hanno nulla a che fare con quelle somministrate sotto forma di pastiglie di ioduro di potassio preparate per incidenti nucleari. Invece che in microgrammi, si misurano in milligrammi, come possiamo vedere nella tabella pubblicata dall'OMS. Secondo l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, le dosi necessarie di iodio in caso di incidente nucleare e per età sono: dose singola raccomandata di iodio stabile in base alla fascia di età, gruppo de edad masa y masa de chi,
MG Masakio 3, MG Fraction Comprimido 100 mg e 50 mg dei Neonatos 12. 516.211, 81 quarti bebés, 1 messa a 3 anos, 2.532.421, 41 mezzi minus, 3 a 12 anos, 5.065.851 ventunesimi adultos y adolescentes, maiores de 12 anos, 10 miliardi e 13 milioni 17 mila 12. Se studiamo attentamente la tabella, ci rendiamo conto che le dosi necessarie in caso di radiazioni nucleari sono molto più elevate di quelle che possiamo trovare nei medicinali a base di ioduro di potassio disponibili in farmacia. In qualità di farmacista e attualmente attivo in una farmacia di comunità, tengo a precisare che i farmaci che vengono venduti in farmacia e con la relativa registrazione sanitaria, sono soggetti a prescrizione medica, indicati per la gravidanza e non hanno nulla a che fare con l'uso preventivo in caso di incidente nucleare. Dobbiamo stare attenti alle notizie sensazionalistiche che affermano che l'OMS raccomanda il consumo di iodio in caso di incidente nucleare, anche se è vero che non raccomanda alcun iodio. Come indicato dalla BOE, se necessario, solo lo iodio che la farmacia militare serve alla popolazione serve a prevenire la tossicità della radioattività, poiché solo questo ha la dose indicata dall'OMS. Sul mercato ci sono marche di integratori alimentari che già avevano lo iodio, ma ci sono altri laboratori che, dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, hanno lanciato sul mercato integratori di iodio, con il solo obiettivo di aumentare le vendite. Questi integratori alimentari non servono come difesa contro un incidente nucleare, poiché non hanno i necessari milligrammi di iodio. Foto, Wikipedia, un articolo di Catalina Vidal Ramirez, farmacista, dirigente presso bio-pharma.es. Le informazioni presentate in questo articolo non sostituiscono in alcun modo il parere di un medico. Qualsiasi menzione in questo articolo di un prodotto non rappresenta l'approvazione degli SDG, Sustainable Development Goals, per quel prodotto.